I momenti più tipici, significativi ed emozionanti dei riti della Settimana Santa a Villalba, raccolti tra foto e video, ecco, da Tiziana Mentola. Ecco come descrive il Venerdì Santo. In ordine il mattutino alle ore 4. Presso la Chiesa Madre, Gesù Cristo posto ai piedi dell'altare, dove hanno inizio i pietosi riti dei viaggi di penitenza in ginocchio del popolo, percorrendo la navata centrale fino ai piedi dell'altare, ognuno nel proprio intimo silenzio e raccoglimento in preghiera. Allo stesso tempo, nella navata laterale, preghiere personali e comunitarie a Gesù Eucaristia, nell'altare della Reposizione, già a partire dal Giovedì Santo, con veglia fino all'alba del Venerdì Santo. Alle ore 9, l'uscita della Madonna addolorata dalla Chiesa Immacolata Concezione in cerca del Figlio. Dopo un lungo percorso in processione, la Madonna addolorata raggiunge la Chiesa Madre, dove va a bussare per 3 volte in cerca del Figlio, fatto prigioniero e condannato a morte, ma nessuno aprirà. E dopo il canto di Asì, versate lacrime, si riprende la processione, accompagnando la Madonna addolorata in silenzio tra le marce funebri per le vie cittadine. Poi il rientro in Chiesa Immacolata. Alle ore 12 il popolo inizia a prendere posto lungo il corso Palmeri per assistere all'emozionante incontro di Gesù Cristo condannato a morte e la croce con Maria Addolorata verso il Golgota, dove sarà crocifisso. Ah, sì, per sé.